terzo gradino del podio della settimana ci mettiamo l'allievo Simone Ravanelli, portacolori della Vanotti RDN Piazzalunga, che domenica scorsa a Cortenuova ha battuto Simone Guizzetti nella volata a due che ha deciso il 26° trofeo Selservice Margie. Sul secondo gradino del podio ci mettiamo il poker di vittoria ottenuto dalle ragazze del ciclismo bergamasco che la scorsa domenica hanno letteralmente dominato in tutte le categorie, a partire da quella juniores dove ad imporsi nella volata di Lido di Fermo è stata Rossella Ratto del gruppo Giusfredi. Donne esordienti ed allieve invece impegnate a Bovolone, in provincia di Verona, dove la mattinata si è aperta con lo strepitoso assolo di Lisa Morzenti del team Valcar, che ha anticipato il gruppo nei chilometri finali, tagliando il traguardo con una ventina di secondi di vantaggio. Per la portacolori della formazione di Bottanuco si tratta del primo successo nella nuova categoria delle donne esordienti del primo anno. La festa del team Valcar è proseguita nella gara degli esordienti del secondo anno, con lo sprint vincente della cremasca Miriam Vece, che ha battuto niente di meno che la campionessa italiana di categoria Martina Alzini. Sempre a Bovolone, la giornata di gloria si è conclusa con il secondo successo stagionale di Arianna Fidanza della Eurotarget X Active, che ha vinto la volata delle donne allieve. Sul gradino più alto del podio della settimana non potevamo che mettere i ragazzi del team immobiliare Aurea Zanica, che stanno letteralmente dominando la prima parte di stagione nella categoria juniores. Dopo i due successi ottenuti da Simone Consonni, la scorsa domenica ad Almeno San Bartolomeo è arrivata una grande tripletta con la vittoria di Diego Brasi, il secondo posto di Stefano Bertoli ed il terzo di Simone Consonni. Un tris di piazzamenti che testimonia il grande strapotere della formazione guidata da Lanfranchi e Paganessi, che hanno condotto sempre in testa le fasi salienti della gara, soprattutto sulla doppia ascesa al Barlino, come dimostrano le immagini che stiamo vedendo. Davvero ricco di appuntamenti ciclistici il prossimo weekend. Per conoscerne tutti i dettagli, vi invitiamo a visitare la sezione calendario del nostro sito internet www.bcbg.it. Per il momento vi segnaliamo solo i principali appuntamenti in programma nella nostra provincia. Si comincia sabato 16 aprile con la MTB giovanile, impegnata a Trescore Balneario, dove i giovanissimi daranno inizio al circuito Orobie Cup Junior. Sempre giovanissimi, ma su strada, impegnati nei primi sprint ad Osio Sotto. Domenica 17 aprile, invece, gli allievi saranno impegnati a Brembate Sopra per il settimo trofeo Roncelli. Aspirano di scena agli esordienti per il Memorial Ferri e Riva, gara unica. Giovanissimi impegnati nel pomeriggio di domenica nel decimo trofeo Hotel Villa Daniela, che si svolgerà a Vertova. BCBG in pillole. Notizie importanti che mettiamo in evidenza per voi. Dal prossimo venerdì 15 aprile avrà ufficialmente inizio l'attività del centro pista di Dalmine, tutti i lunedì e venerdì dalle 16 alle 19. Le iscrizioni sono aperte. Per tutti i dettagli vi invitiamo a visitare il nostro sito. Molti complimenti a Simone Cattaneo della Cicloteam Nembro, che domenica scorsa a Lonate Ceppino ha ottenuto la prima vittoria della stagione, anticipando un altro orobico, Lorenzo Rota del Paladina. Il sardo della Palazzago, Fabio Aru, è stato convocato dalla nazionale italiana Under 23 per prendere parte alla gara Toscana Terra di Ciclismo, valida per la Coppa delle Nazioni, che si svolgerà in Toscana dal 19 al 23 aprile. La scorsa è stata una domenica ricca di soddisfazione anche per molti bikers e squadre bergamasche della MTB, a partire dalla prova di Orobie Cup disputata a San Paolo d'Argon, dove si è registrata la vittoria dell'argentino Federico Maio della Xevo iBike Semperlux, mentre Walter Manzoni della VR Compositi è il nuovo leader in maglia rosa. Riccardo Milesi, altro bergamasco della Lissone MTB, ha vinto ad Agnosine la prova di Brescia Cup, mentre l'alfiere di casa TX Active Bianchi, Tony Longo, si è fatto valere nella terza prova degli internazionali d'Italia MTB disputata a Nales, in Alto Adige. Bravo anche Marzio Deo, che ha dominato nella proseguissima, anticipando il tricolore Marathon e altro bergamasco, Johnny Cattani.